Napoli. Ora ti presento l'azienda Skyward Community, ma prima chi non conosce, che io sono Hatuna Datoshvili, con le qualifiche dell'investore e leader della società Skyward Community. Sono un marito di bambini, di cui due sono abbastanza affermati, che è una grandissima gioia per una mamma immigrata. Sono immigrata da 3 anni e su tutta l'attività a distanza dal mio posto di lavoro. Allora, ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico. E anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. Sono un specialista certificato di lingua A2. Avendo esperienza di comunicazione, mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella community Skyward, che si è sviluppato in Francia, Georgia, Polonia, Spagna, Italia e Israele. Con l'aiuto del team, in soli 2 anni sono stati investiti oltre 13.000 dollari e fine di oggi gli investimenti stanno continuando. Allora, allo stesso tempo, in questa fase di suo sviluppo, l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati. Attualmente le specialità più richieste e altamente pagate, in cui il mio team è attivamente coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 non c'era niente, le persone non stavano investendo letteralmente in nulla, solo c'era un grande disinteressato del creatore di questo progetto. Allora, ora vi presentiamo Skyward Community, opportunità di commerciali. Il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Anatoly Yunetsky, con una storia di sviluppo di 40 anni. La proprietà intellettuale dello suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari. È dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, è un progetto che oggi ha le migliori offerte del mercato. Lo stesso Anatoly Yunetsky ha già 73 anni ed è sicuro al 1000% che tutto questo si realizzerà nel corso della sua vita. Lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. Ma abbiamo sempre una domanda, sì? Che cos'è Skyway? Skyway è un trasporto che si muove su rotaie ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyway da altri modi di trasporto. Allora, sappiamo che la strada sono che con la loro emissione possono causare inquinamento e molte malattie. Purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in alto leggi sulla sicurezza, perché la mancanza di sicurezza è la causa di molti incidenti. Negli anni 70, sì, esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza, e nel 1978 il signor Anatoly Yunetsky,
Scienziato, investore, protagonista di navi volanti, presenta il suo articolo scientifico e dopo 5 anni di ricerca su atmosfera, e già l'atmosfera era molto inquinata. Aspetta di entrare, è questo. Atmosfera. Già allora l'atmosfera è stata molto inquinata e continuare così per 10 anni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie, e purtroppo adesso questa situazione esiste. La circolazione ha causato da 10 anni problemi che abbiamo strada sovraffollata, mancanza di sicurezza, dispendio di energia colossale. Per i propri interessi e i propri obiettivi, l'umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi. Stiamo foreste, prosciugando fiumi e bacini idrici, distinguendo montagne, sciogliere, e quindi la natura risponde con disastri naturali. E per togliere questi problemi, la signora Anatolia Unetsky ha creato questo progetto, e senza fine di oggi lui sta continuando a lavorare e lo sviluppo durante 40 anni non era facile per lui, quindi molte volte lui è rimasto senza niente, grazie al suo governo. Allora, no, questo è maledetto, però in realtà lui stava perdendo molte possibilità che non c'era. Allora, e fino alla fine, dal 2014, diciamo, lui ha registrato il suo progetto in Europa. Allora, questo è il progetto Skyway, e ora vi dico. Tu potresti chiedermi perché non usiamo un'auto ibrida, sì? Ma io ti dico che quando carico l'auto ibrida, in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo a carbone o altra materia, prima, e quindi crea anni della natura. Noi stiamo partecipando in questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino del nostro pianeta. Quindi Trasporto Skyway mantiene poco spazio, non dà fastidio di trasporto che esiste. I costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente, e la produzione di energia è al minimo, perché genera energia più che sufficiente e non dipende dalla centrale. Funziona tramite pannelli solari, e anche il suo corpo può convertire l'energia solare e l'elettricità, lavorando praticamente senza sosta. I termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore, e in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti. Allora, i termini di inquinamento, siamo a zero sostanza con vie nocive, e quindi nessun denaro per la natura non esiste. Questo è il motivo per cui Sky Transport è il trasporto necessario più richiesto nella storia dell'esistenza umana. Allora, come sapete, quando l'auto accelera la sua velocità, deve fare i conti con il flusso dell'aria in arrivo, e si chiama resistenza aerodinamica. Il nostro Skyway Transport è 1000 volte più facile e gestire, grazie allo scafo affilato e in grado di raggiungere velocità 500 km/h.
Vediamo quel trasporto. E questo, ecco. Allora, c'è uno stabilimento che è di produzione di centro innovazione. Già esistono e sono realizzati. Per oggi abbiamo molti tipi di questo trasporto e possiamo utilizzare per fare i molti servizi. E vi faccio vedere come è fatta un progetto. Insieme la strada principale possiamo spostare da sopra linea di Skyway e possiamo migliorare la nostra vita così. La struttura della linea Skyway si trova su supporti che occupano poco spazio sulla terra e non influenzano l'ecosistema. I bacini idrici e foreste rimangono idrate. Il trasporto Skyway è controllato da un. Sono idrati, allora. Il trasporto Skyway è controllato da un autopilota. Ciò riduce il numero di potenziali incidenti. Abbiamo tutta la sicurezza per salvare la nostra vita dentro di questo trasporto. L'aerodinamica del trasporto Skyway contiene di raggiungere velocità fino a 500 km per un'ora e anche la costruzione della struttura della linea Skyway richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto.